stanze, quindi magari possa aver malmesso i freni con la stanza. Forse è successo qualcosa di spiacevole in quella stanza. Possiamo chiamare un avvocato, è un nostro diritto. Stiamo solo parlando. Conoscevi quei ragazzi? Li avevi già visti prima? No, ci siamo scambiati due parole. Hanno cercato di farmi sballare, ma ho detto di no. Lei non beve. A parte la bocca. Madison ha uno strano senso dell'umorismo, ma ha fatto enormi passi in avanti da quando è qui con me. Posso chiederti perché sei andata a trovare uno dei sopravvissuti di strada? Mi dispiaceva per lui. L'avevamo conosciuto la serpina. Sembrava simpatico. È morto appena si è andati via. I dottori non riescono a capire come, ma dopo aver fatto delle ricerche, abbiamo scoperto che anche un altro ragazzo che conoscevi è morto nello stesso modo, dopo essere stato con te, un certo Charles Taylor. Cosa avete fatto? Ma ne avete manomesso le ruote, vero? Non so che cosa sta dicendo, adesso non è stuprata. Questa ragazza è pazza, che non so con il pensiero, ho lasciato il pullman. Io ho ucciso quella stronza in ospedale, ho dei poteri, siamo stretti. Mi dispiace, detective. Esori è chiaramente in uno stato confusionale, ma adesso... No, no, basta con le bugie, è finita. Siamo tutte strette qui, ti prego, non metteteci in carcere. Nessuno va a carcere. Ragazzi, lasciateci soli, per favore. È lei che comanda qui? Sono fermo. Io comando. Porteremo una ragazza in centrale per interrogarli. Cercheremo di mantenerli segreti. Sarà difficile, come ne sa. Vedete, io non farlo. Solo una cosa di cui dovete avere paura. Dimmi.